virtuale. Io scelgo qualcuno con cui posso mettere in atto comportamenti che mi portano a sentirmi come mi sentivo, come mi vedevo nella mia famiglia di origine. E metto in atto comportamenti che ricreano la stessa situazione del passato. Allora, il circolo vizioso bisogna imparare a tagliare. No, si taglia in realtà. Sapete quando? Quando accadono degli eventi che dopo ho scritto molto forti. Vari cambiamenti lavorativi, aumento di grado, perdo di grado, perdite, nascere dei figli è proprio l'emblema, possono cambiare uno dei due partner e spesso l'altro è impreparato. Allora, se l'insicuro diventa sicuro, il sicuro prende paura per il cambiamento e non sa più da come rapportarsi. Vi ho fatto quell'esempio prima di questa coppia, no? Dove lui sente un lavoro imprenditoriale importante, lei fa un figlio e lei si appiccica un po' al figlio, ma anche al bambino, e lui ma non mi guarda più. Non capendo che ti guarda sì, ma in maniera diversa, no? Si è sentito messo fuori lui. E non è cambiato insieme.